Matti, io sono Sandro 6 in questo video e oggi andiamo a parlare di Lego Wars per PS4, o meglio in generale. E anzitutto se cercate giochi stile di craft e tutto il resto, ovvero di costruire cose da zero, non è per voi. Ora non è il motivo, ma vi consiglio di prendere un Lego Infinity usato in qualche parte, mentre 3, perché 3 sa più cose, anche che l'ultimo, veramente tutto si può. In 4 comunque anche per o cloni vari, perché il motivo è questo. Intanto le Walls c'hanno un obiettivo ben preciso, ovvero raggiungere il rango di Master Costruttore o Master Builder, come vi pare, che in pratica è di avere i 100 mattoncini d'oro. Intanto sono tre mondi tutorial in cui vi spiegheranno un po' le basi del gioco, ma più che altro uno scopre le vere basi, cioè scopre un po' più del gioco più avanti da solo. Cioè, in pratica il gioco avrà le basi nel tutorial, poi vi dice se fate vi pare. Intanto il gioco funziona a quest, ovvero le quest sono di due tipi, quelle principali dei personaggi, ovvero se un quest normale, ovvero che uno va a parlare al personaggio, vi dà le quest da completare e loro vi danno un oggetto oppure un modo per andare avanti a raggiungere il vostro obiettivo, ovvero 100 metri d'oro. Infatti qua dietro il gioco intanto è stato pubblicizzato male per il fatto in realtà queste due cose sono principali, l'esplorazione e la scoperta. Il terzo qua dietro dovrebbe essere cosa delle costruire le cose. In parte così, ma non proprio. In pratica i personaggi possono darvi due tipi di oggetti, ovvero oggetti generali. No, tre tipi di oggetti, e set completi, tipo castelli o quant'altro, oggetti normali, tipo oggetti da usare, tipo armi, cose del genere, oggetti normali, e set completi, oggetti vari, nient'altro credo. Comunque sono due. Poi i tipi di queste, come detto, una è quella di cui hanno oggetti, e l'altro è quello di salvare persone, che è quello che hanno prima, soltanto che invece di fare solo invece andare a parlare della persona, questa persona qua o chiunque sia è in pericolo. Intanto per salvare persone in pericolo il più possibile senza avere problemi, e prendere questo oggetto qua che fa parte del, comunque il landscape tool, e prendere e fare un piccolo torretta in modo che il personaggio sia salvo, perché in parte siamo il personaggio che uccisono dai nemici scompare e cercarlo da voi dopo. Il gioco è a posto, non è male, però c'ha due problemi enormi. Può essere noioso e frustrante, per il motivo che uno va in giro a perdere tempo e cercare, e da un momento prima, in modo per prevenire con il gioco stesso, servono questi mattoncini d'oro. È frustrante perché anche i personaggi, uno si ritrova o la quest non la danno perché uno deve ritrovare i mattoncini d'oro o un certo tipo di oggetto, e se uno trova il personaggio se vuole ma non ha la quest, non ha l'oggetto o quello che vuole, e che è noioso. Mi è capitato diverse volte con Anubis. Può essere un personaggio, voglio che sposi Girl,
Spurigel, che è un personaggio che a me sembra molto una nave. Sembra mercoledì se sbaglio. Vabbè, e sembra la sorella. Sembra la bambina degli Adams. Però la quest non vuole darmela, è frustrante sta cosa. È uno dei personaggi che voglio. Ho trovato Anubis con la quest, non la trovo più. È una cosa frustrante anche quella, come trovo il personaggio, non la trovo più. Come detto, poi il gioco, anche se ho qualche patch, continua ad avere qualche crash. Ora di meno, però tipo a qualche crash o freeze, veramente non mi avuto, se non forse una volta o due. Proprio crash. Come ho detto prima, se cercate giochi in cui costruire diciamo mondi da zero, andate altrove, questo lo fa per voi. Ora vi dico il motivo. Intanto queste dimensioni d'oro si possono trovare, si possono ottenere in modi tramite, vabbè, queste normali, oppure tramite queste forziere che sono sia dentro e che sono sia sottoterra che nel mondo sopra, perché sono sotterraneo normale, tipo nel deserto sono dentro le sfingi o le piramidi, mentre nelle foreste dentro agli alberi o dentro case. Poi l'altro modo, innanzitutto, prima di andare avanti, vabbè, intanto sono i mondi che, vabbè, intanto i mondi sono fatti in maniera generata casualmente, ovvero uno va su cerchia mondo e fa casualmente. Poi sono i mondi codici, ovvero sono codici, come prende sia dal sito online o YouTube o dove trovate codici vari. Andare sopra il gioco, mettere i codici del mondo. I codici che vanno a finire il mondo Z sono fatti da persone in questi mondi creati da zero, cioè, nel senso mondi creati da persone che non possono essere usati. Però mondi in altre possono essere messi usati. Comunque, il modo più facile per scoprire oggetti e nuove ambientazioni è usare questo Odyssey. Ma la maggior parte di Odyssey funziona solo con 30 o 50, meno di 70, è messo tipo 80, però tipo alcuni fanno più che altro da 50 a 80 di immagini d'oro. Ovvero, tot immagini d'oro uno può usare tot numero di codici, cioè tot codici mondo. Ovvero, tipo, c'è questa città, cioè in pratica in una città uno solo se codici è impossibile da trovare. Tipo alcuni mondi senza usare codici è impossibile. O meglio, è possibile, però sono un sacco di tempo. Tipo, ho trovato una città nel mondo samurai soltanto con codici. E ho trovato un mondo completamente nuovo, anzi, un mondo completamente nuovi da me. Alcuni mondi sono a far fare in modo casuale, trovo, ma dopo un sacco di tempo. Mentre i codici sono è più veloce a trovare i mondi, e più cioè, siamo a, cioè, cioè più veloce. Il gioco più che altro uno può essere uno può mettere l'evolvero e cos'è che uno sblocca tra i miei personaggi e tramite questo il resto e poi mettere dentro al mondo il gioco, ma solo intanto per abbellire, cioè è normale se per abbellire, però tipo uno vuole fare il mondo da zero e membro l'altro perché quando può farli è un peccato, che come ho detto prima voglio fare il mondo in stile horror. C'è già i presetting, innanzitutto no. Hanno usato questa cosa, quella principale. In pratica, quando aggiungi i 100 punti d'oro, una cosa per fare è
uno sarà in 150 dollari, sblocca la funzione Creamondo, che importa uno può prendere e andare su coso Creamondo, però uno che ma però se i preset dei mondi trovati, ovvero mondi che non ha trovato non può usarli. Speravo fosse così, ma invece no. Infatti sono trofeo per provare tutti i vari tipi di ambientazione in cui non ho trovato nulla. Ho trovato un po' di cose, ma ancora non ho trovato. Però abbastanza esperienza nel suo gioco. C'è il co-op online e locale. Ho provato tanto quello locale basta da solo per trofei. E per fare il multiplayer non è nulla, solo basta mettere un controller, cioè basta tra un controller e poi fai da solo. L'online più che altro per il divertimento non so come sia, però sicuramente è molto più divertente già in due, anche se per certe parti è più bello in due per esplorazione, ma per fare questo intanto ma solo perché tipo lo schermo è più incasinato di i giochi Marvel, cioè siamo non è dinamico, cioè lo è, però tipo è diviso in modo un po' confusionario, cioè normale soltanto quando uno va a aprire la cosa per prendere oggetti oppure per cambiare personaggio, quant'altro è molto più restretto rispetto agli altri giochi. Facciamo un po' più piccolo. Alcuni personaggi hanno delle abilità tipo il vampiro e popolare, ovvio, però tipo alcuni personaggi, se non fai tot numero di quest o fai un certo tipo di quest che tipo se nessuno fa certe questline oppure trova tipo se intanto per trovare il vampiro tipo c'è un personaggio specifico. Uno deve andare in un posto specifico, tipo c'è questa casa dei vampiri, va lì e fa le quest nella zona e si può fare il personaggio speciale. E funziona così per tutto quanto. Detto questo, nient'altro. Il pack di Lego, in caso non abbiamo detto prima, comunque per l'esperienza, già offre un tot numero di veicoli e personaggi. Il veicolo principale che preferisco di più è il jetpack, perché è molto utile sia per l'esplorazione ma più che altro per trovare questi forzieri, da una parte che sono sottoterra. Detto questo, non si dà qualcuno, fate voi, non ne ho nulla. E se non è un voto, è il voto forse 3-6, non so, cioè il gioco non consiglio anche perché. Cioè, costa 30 euro, però è a posto, ma tipo spero in futuro. Vabbè, non so, siamo che più che altro sembra molto più completo, mi faccio un metto, però tipo, vabbè, tipo, la versione Early Access sembra molto più completa, è rigorosa, qua un po' più lento. Questo video era più veloce del resto. Cioè, tipo. Comunque. Detto questo, non sono questo video. Come ho detto, lo ripeto, però per essere chiari, se sono un gioco in cui prendere e fare i vostri livelli o mondi da zero, prendete questo gioco qua. Oppure un gioco simile a questo, in cui potete fare mondi. E non ne volete fino a subito, perché questo usa preset, questo uno può creare mondi che vuole sia con preset, però tipo uno può veramente andare a scegliere varie cose, a fare proprio vari mondi vari, a fare proprio il vero mondo che vuole, mentre qua usa preset e metti i vari set che vuoi in tuo mondo. E tu, questo è il video e ciao.